Bene, amici di telefono.net, live da Berlino, il nuovo Motorola Razr, caratteristiche tecniche, scusate, 130,7 e 68,90 per uno spessore nella parte più sottile di 7,1 mm, 127 grammi il peso, molto leggero da tenere in mano, Gorilla Glass, Kevlar al posteriore, camera HD 1080p, 8 megapixel con flash LED, anche la camera anteriore è HD e gira video a 720p. Lo accendiamo, ovviamente monta Android 2.3.5, processore dual core da 1.2 GHz, batteria 1780 mAh integrata, le performance sono ottime e la durata della batteria, così da quello che ci hanno detto qui in conferenza, dovrebbe essere buona. Molto buona la fluidità, connettività ovviamente wifi, bluetooth e ovviamente cavo dati. Andiamo nelle applicazioni perché ci hanno fatto vedere delle applicazioni molto molto carine, per esempio le smart action, che sono praticamente azioni che vengono effettuate dal telefono quando succede qualcosa. Andiamo per esempio a vedere che azioni possiamo creare, vediamo degli esempi, per esempio workout, quando noi colleghiamo la cuffia auricolare il telefono lancia automaticamente l'applicazione musica, piuttosto che non so, macchina. Quando entriamo in macchina il telefono si collega al Bluetooth dell'auto e automaticamente cambia il numero della suoneria, spegne il wifi e accende il GPS. Come vedete si possono attivare e disattivare molto velocemente le azioni. È una funzionalità davvero comoda, soprattutto per il risparmio della batteria. Torniamo indietro, torniamo ai settaggi, vi faccio vedere informazioni sul telefono. Ok, diamo lo storage, abbiamo 8 giga di memoria interna integrata. Andiamo a vedere le applicazioni della multimedialità, qua la camera, impostazioni, ovviamente possibilità di usare la fotocamera frontale, e qui salutiamo tutti gli amici di telefonino.net. Come vedete la nostra postazione è davvero di fortuna, abbiamo tanta gente che lo vuole provare qua a fianco a noi. Vi faccio vedere le funzionalità della tastiera, mettiamolo in orizzontale. La sensibilità del display è molto molto buona, ma andiamo a vedere anche il browsing web, perché il telefono ha un display ad alta risoluzione, Super AMOLED, molto belli i contrasti, molto veloce, molto molto veloce. Andiamo a vedere le impostazioni, i settaggi. Torniamo indietro, andiamo sempre nelle applicazioni, stiamo vedendo in diretta con voi il funzionamento di questo Motorola Razr. Abbiamo anche qui la possibilità di connettere il telefono alla TV tramite la dock che si collega qui con USB e HDMI, e la cosa interessantissima, eccola qua la dock, è questo telecomando. Questo telecomando è bellissimo perché è un telecomando Bluetooth che consente di manovrare tutte le funzionalità del telefono con questo pad, e consente, oltre a usare i 5 pulsanti di Android, anche di rispondere alle chiamate. Quindi se il telefono è collegato al dock, collegato alla televisione, suona il telefono, possiamo rispondere dal divano semplicemente usando il pulsante di risposta integrato nel pad. Presente anche il web top, quindi la possibilità di trasformare il telefono in un computer, davvero un device interessante, molto bello da tenere in mano perché è leggero, sottilissimo e con un gran bel display. Non vediamo l'ora di provarlo in Italia, vi faccio vedere intanto
il confronto dimensionale con il Samsung Galaxy S2, come vedete spessore inferiore, tranne nell'ultima parte, dimensioni leggermente superiori, insomma davvero un bellissimo prodotto da parte di Motorola che non vediamo l'ora di provare per voi in Italia. Per Telefonia.net, Andrea Galeazzi.